Ciao. Dei tre punti di vista, il punto di vista, cioè la doxa, quello che i greci chiamavano l'opinione, la doxa. E naturalmente il grande Protagora, perché era grandissimo Protagora, non poteva non notare che le opinioni sono molte, diverse e spesso in contrasto tra loro, e no, questa cosa non è cambiata, è forse cominciata da Adamo ed Eva, insomma, no? E la questione che lui metteva a fuoco, diciamo così, in maniera, adesso lo riassumo in poche battute per quello che serve a noi, naturalmente, la questione di fondo è che da un lato c'erano le impressioni, le sensazioni, dite come volete, faccio un paio di esempi e ci capiamo subito. Tu dici che questo cibo è dolce, io invece dico che è amaro. Tu dici che fa caldo, io dico che fa freddo. Ecco, su questo c'era un'osservazione di Protagora molto importante. Bisogna farli fruttare questi spunti che ci dà il mondo antico, che non ci ha lasciato enciclopedie, ma spesso frammenti, piccoli frammenti preziosissimi. La cosa interessante è che Protagora diceva: sono reali tutte e due. È reale che tu senti caldo, è reale che io sento freddo, è reale che tu senti l'amaro in bocca, è reale che io sento il dolce. È reale, ma quanto alla sua verità noi non la potremo stabilire mai. Perché alla base ci sono le sensazioni. Perché alla base è come ognuno di noi incontra il mondo, incontra l'altro, in che relazione appunto è col mondo, in che relazione è con l'altro, in che relazione sono io in questo momento con questo cibo. Per cui a me sembra dolce. E per me è dolce. Tu hai voglia di parlare, ma la tua chiacchiera non cambierà la mia sensazione. E allora il vero problema per Protagora è come ci orientiamo verso la verità delle opinioni. Qual è vera? Se tutte le sensazioni sono reali e se le sensazioni reali sono in contrasto tra di loro? Beh, è una bella mossa, no? Siamo di fronte ad un bel problema. E la soluzione di Protagora, che è una soluzione in qualche misura eterna, anche se ha i suoi limiti, Platone lo metteva in scena proprio per mostrarne anche i limiti, la soluzione è che ci sono, che i discorsi sono a loro modo tutti veri, perché se rispecchiano le sensazioni e le sensazioni sono reali, se io dico ho freddo e non sto mentendo, è vero che io sento freddo. E tu dici, ma no, ma fa un caldo boia. È vero che tu senti questo caldo, anche la tua asserzione. E allora come ci muoviamo nella vita? Guardate, sono insegnamenti universali e ancora oggi sono utili. La risposta di Protagora, che lo ha reso famoso, è che sì, tutti i discorsi saranno a loro modo veri, perché tutte le sensazioni, quali che siano, sono reali. Se avete sentito così, avete sentito così. Ma ci sono dei discorsi che hanno un valore minore e dei discorsi che hanno un valore maggiore. Eton logos, valore minore, creiton logos, discorso che è più importante, ha conseguenze pratiche molto migliori. Conviene sentir dolce, non amaro. Conviene, come dire, credere nell'opinione del medico che promette di farmi sentire dolce quello che sentivo amaro. Quindi non c'è una verità che sia assoluta, perché il banco di prova della verità è il fatto che sia praticamente utile, che sia preferibile. È meglio uno stato in cui c'è un dittatore o meglio uno stato in cui c'è una democrazia? Lui era per la democrazia. È il teorico della democrazia. Beh, tutte e due hanno le loro verità, però la democrazia è meglio, funziona meglio, ha un effetto pratico che è migliore, che diciamo così ci rende meno infelici, più felici sarebbe dir troppo, ci rende meno infelici. Ora tradurrei questo modo di ragionare di Protagora con una espressione di un filosofo del Novecento, un grande filosofo del Novecento, che disse, tra le altre cose che ha detto, qualcosa di molto simile a ciò che Protagora intendeva quando diceva: quello che tu senti è reale. Non c'è alcun motivo per smentirlo. Possiamo solo fare in modo di sentire in un altro modo, dandoci delle opinioni che ci aiutino a trasformare il nostro modo di sentire. Ecco, questo filosofo, che è Alfred North Whitehead, un filosofo inglese,
con una espressione fulminante, diceva, nella lingua inglese, quindi tradotto in italiano, quello che avete percepito, l'avete percepito. Che è come Protagora, quello che avete percepito, avete percepito caldo? Avete percepito caldo. Freddo? Avete percepito freddo. Questa è la base. Si parte di lì. Se non avessimo questo incontro, impatto, relazione col mondo, no? Tizio mi è antipatico. Mi è antipatico. Poi sarà colpa mia, ma lui mi è antipatico. Questo ho percepito, la sua antipatia. Però, Whitehead era molto fine e aveva dietro le spalle una grande tradizione. Sulla base di questa stessa, come dire, innegabile affermazione, quello che hai percepito lo hai percepito, distingueva in maniera molto sottile. Adesso devo andare ad agio per farmi capire bene. Lui ha detto una cosa? No, ne ha dette due. Non sembra, questi sono i giochi di prestigio dei filosofi. Dice, quello che avete percepito, addirittura usa due volte la parola percezione. È quasi lapalissiano, no? È quasi una, come dire, una semplice tautologia, no? No, ne ha dette due. E ora ve le sciolgo, poi lui ci costruisce sopra una filosofia. Lui ha detto che avete percepito. Non ha detto che cosa. Non ha fatto gli esempi di Protagora. Ha detto, quello che avete percepito, l'avete percepito. Ma che cosa avete percepito? E qui siamo di fronte a due questioni molto diverse, molto diverse. Sarebbe come dire che accade qualcosa è in dubbio, accade sempre qualcosa. Che cosa è accaduto? Qui si apre appunto il ventaglio infinito delle opinioni, il ventaglio infinito delle ipotesi, delle ricerche. Quindi quello che White sta dicendo è: non mi basta l'affermazione protagorea che il percepire è reale, perché non c'è nessun percepire se non mi dici che cosa hai percepito. Limitarsi a dire che ho percepito è evidentemente solo un primo passo. Ma se tu non sei in grado di dire che cosa hai percepito, non hai percepito un bel nulla. Quindi devi dirlo. Che cosa hai percepito? Che questo mondo è pieno di male. Che cosa hai percepito? Che questo mondo non basta a se stesso, ci deve essere un bene nell'aldilà. Ah, tante cose si possono dire. E allora il vero problema è non soltanto di constatare, come faceva Protagora per sue ragioni, eccetera, che si è percepito, che ci sono delle sensazioni. La domanda ulteriore è: perché hai percepito così? Qual è la causa in base alla quale hai percepito così? Potremmo dire: Protagora si arrende troppo presto. Non è proprio così. Se qui ci fosse Protagora mi darebbe una botta in testa. Non hai capito bene, figliolo. Io sono molto più oscuro e profondo di quello che credi tu, ma lasciamolo nella tomba. No, noi stiamo dicendo, beh, non mi basta che ho percepito che c'è stata una certa sensazione, ma mi chiedo da che cosa dipende tutto ciò. A partire da che io sento amaro e tu senti dolce? A partire da che io penso che questo mondo è una valle di lacrime e tu dici che poi non è tanto male, eccetera, eccetera, no? Da dove mi derivano queste ipotetiche spiegazioni? E quindi, che cosa è vera? Vedete, la questione è sottile. E qui entriamo nella questione della verità in un passo ulteriore. Quando Protagora diceva, beh, le opinioni sono tante, scegliamo quella che funziona meglio, ma non si chiedeva perché funziona meglio una piuttosto che l'altra. Era una specie di statistica democratica, no? Siamo d'accordo che è meglio la democrazia, per questo lui parlava, della dittatura o del tiranno, come dicevano loro. Ecco, tu cosa pensi? Tu cosa pensi? C'era un'aggiunta in più. Te lo faccio pensare io quello che voglio, perché sono un grande rettore, sono un grande
affabulatore, un grande parlatore, questo erano i sofisti, no? Quindi tu senti amaro, ma io ti convinco che sarebbe meglio che tu sentissi dolce, quindi segui me e vedrai che ti addolcisco la vita. Questo era il suo contesto di opinioni circa la verità. No, Whitehead è più sottile, o quantomeno più problematico. Io voglio sapere perché sento come sento. Io voglio sapere perché mi accade di percepire così. Ovviamente il dolce e l'amaro qui diventano poco significativi. Perché mi capita di svegliarmi con l'ansia e l'angoscia? Lo voglio sapere. Perché mi capita di non essere simpatico a nessuno? Lo voglio sapere. E allora, rispetto agli esempi modesti per noi, che siamo molto più raffinati rispetto al mondo di Protagora, perché veniamo anche da quel mondo, pensate un grande, come dire, una grande sciagura, tipo il diluvio, il maremoto. E la causa te la dico io, sono gli dèi che sono arrabbiati con noi. In fondo, al tempo di Protagora, molti pensavano ancora così. Forse ce n'è altri ad Haiti che pensano così. Noi non pensiamo così. Noi supponiamo di avere un'opinione più vera di questa, che pure ha albergato nelle teste degli uomini per migliaia e migliaia di anni. È successo perché qualcheduno di noi ne deve avere la colpa, perché gli dèi si sono, li abbiamo offesi, eccetera. È una spiegazione molto, come dire, ragionevole e rispettabile, no? Però nessuno di noi in questa sala, io sono sicuro, pensa più così. Se c'è stato un maremoto, ci sono delle cause meteorologiche, no? E allora noi abbiamo trovato una risposta o un cammino, no? Un cammino attraverso il quale la scienza, la conoscenza, la ragione logica, l'esperienza, l'esperienza sistematicamente condotta, non casuale, ci ha aiutato a comprendere non la ragione di tutto, magari, non la ragione di tutti i fenomeni della vita e del mondo, ancor meno quelli del nostro intimo, che sono più difficili da toccare, ma da Freud in avanti pensiamo di avere anche quelli, no? Ecco, quindi noi non sapremo tutto, siamo nel cammino di saperlo. Siamo in cammino per poter spiegare perché percepiamo così come percepiamo, perché sentiamo così come sentiamo, perché abbiamo queste relazioni con il mondo, la natura, e queste relazioni con i nostri compagni di vita, con i nostri compagni di comunità. Bene. Siete convinti che non c'è più niente altro da dire? Adesso andiamo a casa e ci iscriviamo tutti a Scienze Naturali. È l'unico modo per sapere un po', in maniera un po' seria, no? E non quelle balle lì degli dèi che sono arrabbiati, no? Come succede un maremoto, un ciclone, adesso c'è stato questo ciclone terribile, morti un sacco di gente, insomma è interessante sapere. Bene, il passo che ora vi propongo di fare è un passo arduo, ma decisivo per arrivare al fulcro della conversazione con voi che stasera io ho immaginato di fare. Io dico che no, che non abbiamo affatto esaurito la questione e che da questo punto di vista, vedete, Protagora in qualche modo risorge dalla tomba. In qualche modo dice: guarda che non hai ascoltato bene quello che Platone mi ha fatto dire, tra l'altro. Perché c'è un elemento sul quale tu non hai posto l'attenzione. Tu dici: noi abbiamo spiegazioni che non sono spiegazioni così. Mere opinioni, mera doxa, questioni assolutamente opinabili. E no, noi abbiamo delle risposte serie, delle risposte scientifiche, delle risposte che proviamo nei fatti, no? Che possiamo addirittura ricostruire, no? E questo è sicuramente una grande cosa. E Protagora, mi immagino, qui presente con una rapida laurea in scienze naturali, non sarebbe contrario a questo. Non è che negherebbe questo, ma farebbe un'osservazione che io faccio completamente mia, ovviamente perché l'attribuisco a lui, quindi è un circolo vizioso, ma insomma, consentitemelo. Direbbe: ma tu hai guardato cosa hai detto? Ho detto che ci sono
delle spiegazioni così molto opinabili, che nessuno di noi considera più seriamente efficaci, e ci sono delle spiegazioni indubbiamente più efficaci. Hai detto così? E tutti siamo attenti a che cosa ho detto. Tutti ci chiediamo: sono d'accordo o non sono d'accordo? Ma Whitehead redivivo, sei stato attento al fatto che l'hai detto, non che cosa. Che cosa hai detto? Mettiamolo per il momento da parte. Ma l'hai detto. E questo è il più grande, grandissimo insegnamento della sofistica. Cioè, non hai potuto fare a meno di usare un discorso per dirlo. Cioè, hai usato il discorso. Ne hai fatto un mezzo neutro, neutrale. Ovviamente, come si fa a dire le cose col discorso? Come si fa a dibattere in filosofia o in democrazia o in casa propria con i propri congiunti? Si deve usare il discorso per bacco, no? Ma è così neutro il discorso? È così assolutamente trasparente? Non ha un peso, non ha una, come dire, sostanza? E la domanda è: che cos'è il discorso? Ciò senza del quale non ci sono né sensazioni né opinioni, sono tutte parole, né bene né male, né di maggior valore né di minor valore. Il discorso gli dice: no, questo mi interessa di più, questo è più vero di quell'altro. Noi elidiamo il discorso, cancelliamo il discorso, lo mettiamo da parte perché lo usiamo appunto come uno strumento innocente, ci serviamo del discorso. È come se io usassi un ferro per aprire una finestra che si è incagliata, e dico: mica il ferro che fa la finestra, il ferro mi fa ritornare a vedere la finestra, è uno strumento. È così anche col discorso. Ecco, se soltanto noi solleviamo la domanda che era implicita in tutta la sofistica, che era esplicitamente esibita nelle loro tecniche notevoli e notorie, se noi poniamo la domanda, e ora arriviamo davvero al cuore della questione: che cosa è il discorso? Legittimo, no? Visto che io discorro, voi discorrete, non facciamo altro che discorrere quando siamo lì stasera. Cosa c'era? Come stai? Sto bene, alla nostra età. Ma vi rendete conto che siamo finiti in una trappola? Siamo finiti in un buco, in un problema enorme, per il quale noi che non facciamo altro che discorrere, che parlare a noi stessi in sogno, è legittimo che spostiamo l'attenzione e diciamo: a parte di quel che uno dice, ma cos'è questo dire? Questo fatto che discorre, che usa la parola in lingua. Ma vi rendete conto che a questo punto l'unica possibile risposta è un altro discorso? Certo. Ecco, questo è uno dei punti nei quali uno esce e dice: Signore, rivederci, ci vedremo domani. Perché qui siamo in aporia, come si diceva anticamente, no? Siamo senza strada, siamo in un blocco. Perché non c'è sapere senza discorso, ma il discorso non è un oggetto del sapere, se no reiterando se stesso all'infinito. Ma allora Protagora aveva capito qualcosa di terribile, insomma, no? Discorri, discorri, poi quello che convince di più sarà il migliore. C'è di peggio, no, in questa impasse del sapere. Perché queste sono quelle proposizioni sulle quali la scienza non si ferma mai, no? Perché fa il suo lavoro, è meraviglioso il suo lavoro, è meno male che lo fa, ci dà molti vantaggi, come direbbe, no? È un creato, un logos, è un discorso di me. Ma su questo non si chiede mai, perché se si dovesse chiedere su questo si troverebbe in una situazione per la quale la scienza non gli basta più, lo scienziato non è più scienziato, diventa l'uomo comune che entra in aporia con la verità, che può sì disporre di verità molto particolari. È meglio fare così. Certo,
È meglio utilizzare gli strumenti naturali in questo modo invece che in quest'altro, e dà effetti migliori. Ma che questo sia migliore perché viene detto e in quanto viene detto, e se non fosse detto e se non fosse pensato anzitutto in un detto, non ci sarebbe? Perché gli scienziati parlano come noi, sapete? Non è che gli scienziati fanno solo le formule sulla lavagna. Devono dire, allora, se prendiamo questo, lo portiamo di là, sei tu, ho il progetto di studiare questo mondo microscopico, allora io farò scontrare le particelle della materia in un grande canale enorme, come si fa a Ginevra, tutti i discorsi, Senza questi discorsi non è neanche pensabile un sapere, di qualunque genere, anche quello del mito, che non a caso si chiamava mito, su parola. Sono gli dèi che sono arrabbiati con noi, il discorso. Allora se il discorso è un'ultima istanza, diciamo così, è, io vorrei usare questa espressione, forse adesso mi capite, è il nostro luogo comune. Luogo comune nei due sensi, no? Nel senso più banale, il luogo comune. Non si fa che discorrere, è ovvio, no? Ma anche in un senso più profondo, l'essere umano a casa nel discorso. Questo Heidegger l'ha detto benissimo, no? A casa nel linguaggio, ma non solo lui, naturalmente. Ecco, se noi ci poniamo di fronte a questo paradosso, no? Ci battiamo nel paradosso radicale di tutti i nostri saperi, che non possono fare a meno di dire il che cosa, no? E quindi di oggettivarsi nel discorso. Che cosa stai facendo? Sto vedendo se questa pietra dura mi serve meglio di quella per farmene un'accetta. Così potrebbe dire un nostro antenato 80.000, 100.000 anni fa, no? E lo diceva sicuramente. Allora, se non possiamo fare a meno di questo discorso che è il luogo, il luogo amniotico, diciamo così, no? È la culla, è il ventre, è l'utero di tutte le nostre sapienze, perché noi nasciamo lì, quando cominciamo a dire le prime parole, come le possiamo immaginare, sono io il custode di mio fratello, eccetera, no? Ecco, se questa è la situazione nella quale tutto il nostro sapere, la radice del nostro sapere, è qualcosa che costituisce il luogo comune di tutti i saperi, ma non è esso stesso oggetto di un sapere, non può diventare oggetto di un sapere, se non replicando se stesso in una sorta di oratoria infinita, no? Come pensavano i sofisti, è perché solo un discorso potrebbe dire a questo punto che cosa è il discorso, ma non farebbe altro che ripetersi, no? Nella sua struttura essenziale. E allora la relatività della conoscenza che Protagora aveva sostenuto è piuttosto la relatività dei discorsi. E qui vediamo il genio di Platone veramente, no? Perché le due colonne portanti della sua guerra contro la sofistica non sono solo queste due, perché c'è anche Prodico, e sarebbe tutto un discorso a parte molto interessante, ma sono Protagora e Gorgia. Se tu non hai capito Protagora e Gorgia come teatro di Platone, come invenzione filosofica, se continui a pensare che la sofistica sia fuori della filosofia e non il rimorso della filosofia, per dire così, o il suo limite interno, il suo paradosso costitutivo, ciò rispetto al quale paradosso si deve operare per uscirne, non hai capito bene di quale grandezza e profondità è il discorso platonico, perché qui sulla validità del discorso come se stesso è il grande autore Gorgia. Se Protagora ha ragione, Gorgia è la soluzione. Non tanto perché quello che aveva detto Protagora, ci sono discorsi di maggior valore perché funzionano meglio. Non c'è dubbio che il discorso del medico funziona meglio dell'ignorante. L'ignorante non sa niente. Dice che ha male a un dente, poi non è il dente, in realtà è l'orecchio che filtrava, questo lo scopre il medico, che ha un discorso di maggior valore, sì, ma non è questo. Il vero punto fondamentale è che anche il medico gli farà dei discorsi che hanno più o meno una funzione per ottenere risultati preferibili, fuori dubbio, ma la vera vittoria del discorso è in quanto discorso, cosa da cui non si può uscire, è che col discorso io ti convinco della verità.
di qualunque verità. E io ti dimostrerò certe cose relativamente a Palamede, certe cose relativamente a Elena, cioè che se io so parlare, questa è poi la democrazia, no? Se io so parlare ti convinco che non, Elena poverina non ha fatto niente di male, sono così le male lingue che l'hanno attaccata, riempita di vergogna, ma lei era pura incontaminata. Che cosa facciamo noi coi bambini che ci chiamano la notte quando sono piccoli? Non è nulla, stai tranquillo, non è nulla. Dice, ma io ho percepito, ma non è nulla. Poi passa. Tutta la nostra vita è costruita così, e tutta la nostra vita è un mosaico incredibile di discorsi con i quali ci rassicuriamo, ci consoliamo, la grande consolatrice è la parola, questo corpo piccolissimo, diceva Gorgia, questo corpo piccolissimo che ha effetti devastanti, sono le parole di Iago che hanno destinato Desdemona alla morte, no? Sono le parole di Bruto che hanno destinato Cesare alla morte. E però si va avanti, no, perché era meglio, prima era peggio, adesso è meglio. Non facciamo altro che questo tipo di frequentazione della parola, e allora il luogo comune, capite, coincide totalmente, e io vorrei aggiungere disperatamente, con la verità. Verità è ciò che, di cui io ti convinco con la forza del discorso. Poiché ogni nostro sapere nasce nel discorso, e il discorso che dice, che ha detto 200.000 anni fa, ragazzi, qui non va tanto bene, andiamo più in là, cioè noi diciamo con i nostri discorsi, abbandoniamo la culla dell'Africa che è diventata pericolosa nella savana, non c'è più rifugio nelle foreste perché il clima, diciamo noi, loro diranno gli dèi, chissà cosa dicevano, ma dicevano, raccogliamo le nostre scarabattole e passiamo Gibilterra che forse manco c'era e disperdiamoci in tutta l'Europa sempre parlando, è meglio andare a destra, no, ti dico io, andiamo a sinistra. È meglio rifugiarsi la notte qua, no, è meglio rifugiarsi là. Beh, adesso è lo stesso, no, è meglio votare sì, è meglio votare no. Stanno facendo la testa così. Cosa, è meglio in funzione di che? Bah, e chi lo sa? Non lo sappiamo, ma non lo sanno neanche quelli che dicono devi votare sì, no, no. O quelli che dicono per carità vota no. È l'emotività umana che si esprime nel discorso, e questo è il primo dato della verità. Se le cose stanno in questo modo, voi capite, non siamo messi molto bene, eh? Non siamo messi molto bene, abbiamo delle visioni, ecco, i filosofi danno fastidio perché creano dei problemi e poi non sono neanche capaci di risolverli, che io dico, mi lasciavi in pace, no? È così, i filosofi creano dei problemi, ma poi quando gli chiedi... Ora, solleviamo le due questioni che sono tipiche della vostra serie di incontri. Adesso sì, adesso sono in grado, io non posso che appunto fare il discorso così, mi trovo bene con questo discorso, non ho la pretesa che sia vero, spero solo che sia efficace. Adesso sì che capisco quello che vuole questo ciclo, cioè se siamo relazioni perché non le curiamo. Perché adesso le relazioni sono esattamente due. E credo le abbiamo modellate bene sin qui, e se sono riuscito a farmi capire le abbiamo impostate bene, secondo me. Sono due le relazioni. Guarda quanti fogli che ho ancora per carità. Devo stringere. Sono due le relazioni perché noi abbiamo delle relazioni che sono relazioni del che e delle relazioni che sono relazioni del che cosa. Adesso cominciamo. Relazioni del che? Cosa intendo? Relazioni al mondo. Relazioni al mondo. Fa caldo, fa freddo, c'è burrasca. Questo, capite? Qui davvero dobbiamo fermarci prima, dovremmo dire c'è sempre qualcosa. Questo qualcosa è fuori dal discorso. È tanto fuori del discorso che io comincio a percepire
senza discorso tutto ciò nella mia vita. Addirittura percepiscono il ventre materno, come ormai noi crediamo di sapere oggettivamente attraverso le sperimentazioni scientifiche. Nel ventre materno il feto percepisce, non forse proprio all'inizio, ma da un certo momento in avanti sicuramente percepisce, perché possiamo rilevare le sue reazioni. Per cui se succedono alcune cose nel mondo circostante di cui lui non ha nessuna idea, che si ripercuotono nella sua casa originaria, che è il ventre materno, lui vediamo che le percepisce. Che cosa ha percepito non lo saprà mai, però le riconosce. Addirittura, voi sapete che se si fa sentire una musica, no? A un feto, poco prima della gestazione, uscito dal ventre materno, gli fate sentire delle melodie, quella che ha già sentito la riconosce, mostra immediatamente. Non parliamo della voce della mamma. La voce della mamma è il cordone ombelicale che continua fuori dal ventre materno, no? Lui è attaccato a questa voce, aggrappato, per questo è così pericoloso, doloroso prendere un bambino appena nato e portarlo lontano dalla sua matrice, perché con la sua matrice ha stabilito un rapporto fondamentale, di emozione fondamentale, che non è un discorso, è una percezione. Ma tutto il mondo è così. Tutto il mondo invade i miei occhi, non subito pare che appena nati i bambini abbiano scarsa vista, ma certamente invade le mie orecchie, invade il tatto, il gusto. Questo è il che, è la relazione al che c'è mondo, diciamo noi, naturalmente, no? Ma è semplicemente il che, qualche cosa che per poter tradursi nel che cosa deve diventare un discorso. Questo è abbastanza chiaro, no? E si comincia a dire, ma guarda questo bambino com'è sereno, com'è, lui non è sereno, non sa niente, ma comincia a entrare in questo luogo comune. Perché fai il cattivo? Ma non fai il cattivo, ma un po' alla volta imparerà, buono cattivo, dolce amaro. E allora è la relazione al discorso, non è la relazione al mondo, non è la relazione al che, è la relazione all'altro, è la relazione comunitaria umana, è la relazione sociale umana, è il grande salto, no? È il grande, la grande soglia di cui hanno parlato tutti, no? Lacan in un certo modo, ma figuriamoci Wittgenstein, eccetera, eccetera, la grande soglia. Se noi guardiamo indietro, o immaginiamo di guardare indietro per quel poco che sappiamo, o che possiamo supporre, gli esseri umani sono diventati umani non perché, come dire, avevano imparato a costruire degli oggetti litici, che sicuramente è la prima fabbrica del genere Homo. Gli oggetti litici hanno 2 milioni di anni, noi non c'eravamo 2 milioni di anni fa, questo è sicuro, l'Homo sapiens non c'era. C'erano dei progenitori e che si costruivano delle armi molto efficaci, quindi, e già quindi erano in un cammino di trasformazione del rapporto che il mondo c'è, del rapporto col che del mondo che c'è, perché avevo modo di modificarlo questo mondo, non soltanto perché ero nato dentro il mondo e quindi l'ambiente e me stesso, cioè quell'animale e la sua natura circostante erano la stessa cosa, no? Era fatto per stare in quella natura, il pesce stava nell'acqua, la rondine stava nel cielo, ed era quell'acqua e quel cielo per quel pesce, per quell'uccello, eccetera, eccetera. No, comincia a modificarlo, questo ambiente del mondo, con gli strumenti che le sue mani hanno prodotto, ma non siamo ancora al grande salto. Il grande salto, ovviamente, descrivere il grande salto è una pretesa abbastanza così, perché è comunque un discorso, non dimentichiamocelo, no? Quando i nostri valorosi etnologi, antropologi parlano dell'uomo primitivo, meno male, perché sono ricerche, ma sono discorsi. Discorsi che parlano dell'origine dei discorsi. Certo, potremmo, per esempio, come fanno molti antropologi, partire da un dato di fatto. A un certo punto questi strani animali
si seppelliscono, seppelliscono i morti. Oh beh, non esiste l'eguale in tutta la natura. Gli altri animali forse non hanno neanche gli strumenti per fare questo, ma forse le forme antropomorfe più vicine a noi potrebbero anche farlo volendolo, no? Ma non lo fanno. Due cose non fanno sicuramente, sulle quali non si nutrono molti dubbi. Non seppelliscono i cadaveri, non si inginocchiano e fanno così, cioè pregano. C'è poco da fare, questo è un dato di fatto. Ora, possiamo immaginare che si arrivi a decidersi di non lasciare lì il cadavere come farebbe qualunque animale, pur magari custodendo, ci sono tante, l'etologia insegna cose che avvicina molto gli animali a cose delle quali noi non saremmo capaci di supporre, certo, ma siamo lontani le mille miglia. Come si fa a dire, senti, mettiamolo sottoterra, oppure bruciamolo? E poi altri dicevano, esponiamolo, in modo che le belve selvagge se ne nutrano, così che la carne torni nella carne, in un ciclo eterno di rinascita. Questa era la grande religione della dea primordiale, della grande madre. Beh, voi potete pensare che si facciano queste cose senza dirselo? Cioè senza dire, guarda che il discorso di maggior valore è che lo mettiamo sottoterra e che lo mettiamo sopra la casa, che lo mettiamo sulla pila e lo bruciamo. E potete pensare che non ci siano altri discorsi che dicono, perché lo vuoi fare? Perché gli antenati, se no, ci perseguitano nei sogni della notte. Perché gli dèi, se no, sono irati con noi. Comincia questa giaculatoria universale, no? Senza della quale noi non saremmo qui. Allora, certo, la relazione che noi sperimentiamo è sempre duplice, è una relazione, una visione del mondo, che c'è mondo, e quel che avete percepito l'avete percepito, insomma, no? Poi lo bambino ha percepito che i genitori litigano, loro pensano che lui non se ne accorga, ma lui se ne accorge come? Anche se sta nella culla. Non si può dire, guarda i miei genitori come litigano, non ne ha la spiegazione, non ne ha la trasformazione più o meno consolante o terrificante, ma che accada questo, sicuramente lo registra. Poi, siccome è un essere umano, lo racconterà lo psicoterapeuta. Ovviamente, quando lo psicoterapeuta dice, mi dica i suoi primi ricordi, i miei che litigavano come pazzi intorno alla mia culla. Allora non potevo dire questo, non me lo potevo dire, non sapevo neanche che era così, ma il sapere è sempre un sapere après coup, come dicono i francesi, succede dopo, no? Quello che io ho sperimentato prima, perché è solo la luce del sapere di dopo che dico, ah, ma era questo che mi ha così impressionato e angosciato, che quei due cretini litigavano. E allora è chiaro che noi abbiamo un bisogno estremo di curare le relazioni. L'invito a curare le relazioni non è una banalità, appunto, non è una ovvietà, è una cosa profondamente politica. Perché abbiamo bisogno, se siamo relazioni, abbiamo bisogno evidentemente di un rapporto soddisfacente col che del mondo, che però può avvenire soltanto all'interno dei discorsi che facciamo tra di noi. Questa è una visione, insomma, no, che mostra un quadro interessante. Cioè, nessun positivismo banale. Il bambino che ha per la prima volta nella sua vita mal di denti, non ha mal di denti, ha qualcosa che il mondo urge dentro di lui. Poi lo spiega al papà, e il papà dice, ah, ma sì, ma hai mal di denti, adesso andiamo dal dentista. Ah, che grande soddisfazione, che grande, come dire, che momento di rassicurazione. Ah, beh, allora ci si può fare qualche cosa, perché ragazzi è tutta lì. Ci si può fare qualche cosa. E ci si può fare qualche cosa perché esiste già un discorso che ha preso in carico questa relazione col mondo, col destino, con la vita, con la morte, dite come volete, col fatto che ci siamo. L'ha preso in carico e lo ha tradotto in una sapienza comune.
in un discorso che è il luogo comune. Allora si comincia a essere più, come dire, più umili, modesti e prudenti. Forse quelle comunità che in tempi remoti, ma magari talvolta anche oggi in certi luoghi, si danno spiegazioni, traducono in parole spiegazioni del tipo: ma saranno gli dèi, ma avrò fatto io qualcosa di male, me lo sono meritato. Beh, questi pensieri li facciamo ancora, perché queste che noi chiamiamo superstizioni sono fondamentali per l'essere umano. Se mi vanno male le cose, una ragione ci sarà. Mi vogliono male, o io ho fatto male, no? Sono punito perché. C'è chi torna indietro dalla mancia dell'elemosina, è passato avanti e ha detto che è rottura. Poi ci ha ripensato, beh, ma poveretto, soprattutto ha pensato, se non sono generoso mi capita qualcosa. E quindi torna sui suoi passi, dice, bravo uomo, cioè, come generoso costui. Adesso è tutto un discorso complicato, ma certamente sin dall'inizio essere in una comunità come umani significa condividere un discorso, capite? Quando dico un discorso vuol dire mille discorsi, naturalmente. Essere in una comunità, noi stiamo condividendo un discorso, grazie alla tradizione, alla lingua italiana, tante ragioni, no? Sarebbe difficile fare questo stesso discorso in un'associazione della Quinta Avenue di New York, magari qualcosa di simile si fa. Però loro ragionano già in un altro modo, per esempio, no? Hanno un'altra lingua, un'altra tradizione di discorsi. E allora, se questo è chiaro, allora io credo che possiamo precipitarci a delle conclusioni molto interessanti, molto pregnanti. Se è chiaro che noi abbiamo a che fare con un mondo sterminato, immenso, del quale ci diamo molte ragioni, ma non del quale non ci diamo la ragione, anche perché noi poi siamo come siamo, no? Le ragioni che possiamo attingere dipendono da come percepiamo, che siamo animali, che hanno avuto un'evoluzione, eccetera, eccetera, no? E quindi sempre si parla del mondo rispetto all'essere umano che ci vive dentro e che ne è prodotto, no? Quindi se da un lato noi abbiamo questa grande circonferenza del che il mondo accade, che oggi piove, che domani chissà, che oggi sto bene, che domani chissà, che oggi sto male, che domani chissà. Se questa è l'esistenza, l'essere gettati nella vita, nell'esistere quotidiano, no? Delle faccende quotidiane di tutti, no? Se questo è il dato di partenza, e il problema è di trovarci meglio che possiamo in questa situazione che non abbiamo scelto, non abbiamo deciso, non abbiamo strutturato a priori, ma ce la troviamo davanti al naso. Se io sono nato qui è un conto, se sono nato in Siria oggi è tutto un altro conto, e non è colpa sua se si trova lì, come non è merito mio se mi trovo qua. Se questo è, come dire, l'oceano degli antichi, no? La circonferenza di tutto ciò che c'è e di cui dobbiamo prenderci per forza cura, perché se bombardano devo scappare, perché se ho fame devo trovare il modo di risolvere questa percezione, no? E trovare quella migliore, come diceva Protagora, no? Che mi fa sentire sazio. Io questo però non lo posso risolvere in quanto essere umano senza la relazione con gli altri esseri umani, o meglio con i loro discorsi, che sono anche i miei discorsi, che sono anche il fondamento di tutto quello che so. Noi abbiamo l'enciclopedia digitale, no? Abbiamo un dubbio, che cos'è questa cosa, andiamo lì e ci abbiamo una piccola risposta, poi sappiamo, si può continuare. C'è un grande sapere collettivo, un grande sapere comune, che sono discorsi, ovviamente avvalorati da esperienze, da tante cose, no? Da macchine, strumenti, ma sono discorsi. Io condivido i discorsi che faccio con voi, che faccio con qualunque persona io incontri, condivido il sapere che è dietro tutti questi discorsi e che sono discorsi di discorsi, il discorso del fisico, il discorso del chimico, il discorso del prete, il discorso maledetto del filosofo, eccetera, eccetera. E allora me ne devo prendere cura. Che significa prendersene cura? E questa è l'ultima cosa
sulla quale cerco di attirare la vostra attenzione. Disponiamo di molti discorsi, più siamo civilizzati più ce ne sono. Non è detto che siano migliori perché sono tanti, ma certo ce ne sono moltissimi. Ognuno di questi discorsi ha la sua verità. Noi però abbiamo scoperto che tutte le verità si traducono infine in un discorso. Il mondo è fatto così, il mondo è nato a caso, c'era il Big Bang. Forse, forse sì, forse no. È avvalorato da certe osservazioni, però ci sono altri che dicono no, non è andata così. Tutti questi singoli discorsi, vedete, si riferiscono appunto a campi di esperienza, a impressioni particolari, l'impressione del guardare il cielo, di osservare le stelle, di immaginare la Via Lattea. Questo è il discorso dell'astronomo, dell'astronauta, del cosmologo. Ma la questione, l'abbiamo visto molto chiaramente, è che tutti sono discorsi, che c'è il discorso che sottende tutti i discorsi. E allora la domanda che emerge ora molto chiara: se devo farmi carico dei discorsi, se devo tener conto delle relazioni che nascono tra tutti noi attraverso i discorsi, perché solo lì emerge che cosa devo credere, che cosa devo sapere, che cosa devo ritenere migliore o più vero. Allora, quale atteggiamento? Prendersi cura di quale atteggiamento? Tiene di vista l'intero, che qui chiamiamo il discorso. I greci direbbero olon, parola meravigliosa, ci sono due O, due grandi circonferenze, e poi in mezzo c'è lambda, il legame. Non sono casuali queste cose, solo quelli che pensano che la scrittura sia e le parole siano pure mere, come dire, accidentalità, no? Casualità, no, le parole sono pitture. Olon. E c'è la N finale, avrei altre cose da dire, ma mi risparmio. Olon. Come relazionarsi a questo olon, che, ora l'abbiamo capito forse, dice la verità sta nel discorso. E quindi non sta in questo o quel discorso, ma nel discorso. Nella sua mutevolezza, certo, perché il mondo fuori continua a rompere gli argini, come diceva Lévi-Strauss, no? Continua a invadere le nostre città, continua a invadere le nostre difese sociali, politiche. Il mondo continuamente ci trasforma la vita e noi dobbiamo sempre rimettere dentro in un grande discorso tutto quello che ci accade. Ma che cosa significa allora prendersi cura del discorso in quanto il luogo delle relazioni fondamentali degli uni con gli altri che ci rendono umani e quindi a nostro modo umano sapienti? E io direi due cose che propongo, non è detto che siano le uniche che si possono dire naturalmente, ma mi sembrano urgenti. E vanno in certo modo in senso contrario alle abitudini che noi abbiamo, che sono quelle di giudicare i discorsi, dove la cosa, fatto il percorso che abbiamo fatto, che cosa giudichi con un altro discorso? E perché il tuo discorso sarebbe meglio di quell'altro che giudichi? Allora la prima cosa è di rispettare il discorso. Accoglierlo, ricordandoci che ogni discorso è la traduzione verbale, diciamo così, per dire in fretta, di una forma di vita vivente. Non c'è una forma di vita vivente che io posso respingere perché dice certe cose. Quelle cose che dice sono l'espressione di una forma di vita vivente. Se qui ho presente, adesso faccio un esempio che si fa sempre, che è un po' così rococò. Se qui c'è Hitler, che è il diavolo, no? Certo, non era mica una brava persona, diciamo, sono discorsi. Se qui c'è Hitler,
che dice, ma voi non avete capito niente, sì, io sono finito male, certo, ma tutti i mali che adesso state vivendo è perché non mi avete capito, mi avrei portato la civiltà, la pace. Che cosa fate? Lo contestate in un discorso? Non serve molto, non lo convincerete mai. L'unica cosa veramente importante è comprendere che cosa è accaduto a un essere umano per cui l'unica traduzione del suo che è in quei che cosa che dice. Se non vedete questo, non vedete nitidamente, fate solo una battaglia di discorsi. Avrete ancora i giovani che vanno a Predappio con il braccio e uno dice, ma ha distrutto l'Italia, ha fatto milioni di morti, vive il Duce. Cosa fate? Cosa gli dite? Anzitutto bisogna capire, la vera relazione sta nell'accogliere e capire cosa è successo di quella gioventù e di ognuno di loro, com'era la loro famiglia, magari il papà era un fascista, a quel tempo ce n'erano tanti, e lui per ragioni di figliolanza devota va a Predappio e compra i ricordini. Allora anzitutto il grande, grande problema è di riportare i nostri discorsi al che, all'esperienza, a chi era colui, tentando di dirlo in un discorso, certo sapendo il limite di questo lavoro, ma senza del quale noi non ascoltiamo e non vediamo. Il grande interesse sarebbe poter ascoltare e vedere Hitler senza essere subito, è molto difficile, no? Come dire, distolti dalla paura, dalla rabbia, dall'ira, mille cose, dallo schifo, dall'orrore, tutto quello che voi volete, ma guardate che questo è successo a noi, a tutti noi, e che uomini di grande ingegno del tempo di Hitler non avevano il nostro giudizio su di lui. Noi facciamo fatica oggi a dire queste cose, no? Ma cominciamo a poterle dire perché è abbastanza passato del tempo, non abbastanza, però sta passando. Se adesso vi dico, ah no, se uno dice male di Nabucodonosor, io mi dice, non esiste più. E allora posso capire Nabucodonosor, eh? Posso capire perché quel mondo lì viveva così, perché aveva quelle credenze, perché diceva queste cose, perché si è comportato nei modi in cui si è comportato, non poteva fare probabilmente altrimenti, ma allora comincio a capirlo, no? E badate, ogni volta che capisco, capisco me stesso. Perché mi vedo per differenza, vedo l'esperienza mia come non quella lì, vedo il discorso mio come non quel discorso, che però c'è proprio per differenza da quell'esistenza e da quel discorso, io non sono mio padre, è uno dei problemi, è mia madre ovviamente, è uno dei problemi più grossi della vita di ognuno di noi, no? Non essere i propri genitori. E sempre i propri genitori, no? Perché è cominciato appunto dentro il ventre materno, no? La voce della mamma. Ma a un certo punto bisogna davvero uscire da quel ventre, non solo materialmente, ma idealmente, spiritualmente, dite come volete, devo diventare me stesso per poter, ma per diventare me stesso devo capire perché quei due cretini litigavano intorno alla mia culla. E non semplicemente respingerlo. Ma farmi un'idea, come si dice, no? Di questa loro vita, dei loro problemi, della loro epoca, della cultura che avevano, della lingua che potevano frequentare, dei discorsi che avevano sentito, che ripetevano perché era il loro luogo comune, no? Eccetera, eccetera. Quindi innanzitutto la prima via, diciamo così, nella scoperta che noi siamo nel discorso per essenza, no? E non ne usciremo mai in quanto umani, è l'ascolto del discorso, l'infinita ricchezza, la capacità di guardare anche i mostri, nella certezza che anche noi abbiamo qualche parte di mostro, e quindi la capacità di dire la mia verità, non la verità. Qui aveva ragione Protagora, qui aveva ragione Gorgia, non la verità, la mia. Chi sono io? Nietzsche, diventa ciò che sei. La seconda questione, diciamo così, non è psicontologica, è politica. È politica perché se ci sono delle persone che fanno i discorsi di Hitler, noi possiamo ovviamente, come
uomini della ragione, del logos che vuole comprendere il discorso, farcene carico e dire ma come è accaduto tutto questo, eccetera. Però non possiamo consentire che accada di nuovo. E come faremo? Protagora un indizio ce l'ha dato, ma un po' scarso. Ciò che funziona. Vero è ciò che funziona. Nella ottica di William James, qualcosa del genere, infatti lui si rifaceva a Protagora. No, io scelgo l'altro corno dell'alternativa, quella di Peirce, come sanno quelli che mi conoscono. Ma adesso non importa che fosse Peirce, dico qual è la soluzione che ha in mente Peirce, che è la vera soluzione secondo me. Non tanto il fatto che abbia effetti pratici, perché intendiamoci, facendo un esempio molto realistico. Se gli americani e gli inglesi non avessero per tempo conosciuto i luoghi dove si stava preparando in Germania la bomba atomica, perché l'hanno preparata lì, von Braun era lì, von Braun poi è andato in America dopo la guerra, perché insomma von Braun era von Braun, anche se era nazista, però era von Braun, cioè, sapeva certe cosucce che era bene. Ecco, se non li avessero continuamente bombardati impedendogli di fatto, perché ormai eravamo alla fine della guerra, se tutta questa cosa si fosse messa in moto 5 anni prima, gli effetti pratici erano che Hitler realizzava il suo sogno, conquistava il mondo. Bastava gettare una bombetta atomica invece che su Nagasaki o Osaka o appunto in Giappone, insomma, la mandava su Chicago o su New York, fine della guerra. Vittoria del nazismo. Ebrei tutti morti. Quindi non è il successo come pensava Protagora, come in parte, ma solo in parte, pensa anche James, che avvalora un'opinione, la doxa. La doxa vera è quella che ha successo, e no. Anche Nerone, se a un certo punto, ha avuto successo. Anche le cose più malvagie hanno successo. Ma certo, come si fa a dire malvagie, perché è un discorso. Quello che per me è malvagio, per Hitler invece è buonissimo, va benone. Beh, la risposta che si può dare nel curare le relazioni, appunto, e qui siamo nell'ambito delle nostre politiche relazioni, dello scontro delle opinioni, del contrasto, della guerra dei discorsi, l'unico criterio che io credo possiamo avanzare, costitutivo di una verità pratica, appunto, è la capacità di calcolare le conseguenze, che dovrebbe essere il fulcro della democrazia. Non sono tanto i principi, sui principi, capite, si litiga all'infinito. Se adesso chiamiamo qui i rappresentanti del sì e del no, faccio questo esempio, poi ci riempiono la testa così tutti i giorni, ma voi pensate che non abbiano delle ragioni gli uni e gli altri? Ma certo che ce le hanno. Uno dirà, ma non è vero quello che dice quell'altro, perché non vede le cose come le vedo io, che vi assicuro, questo è un bene, quell'altro dirà, ma non ha pane né. È come se ci chiedono, un giorno ci fosse una consultazione popolare, se bisogna mettere o no delle, come dire, delle cose che vanno con l'elettricità, con la forza atomica, no? Facciamo una... Ma è successo in Russia, ma adesso mettiamo delle sicurezze. Che cosa succederebbe? Una cosa veramente sconvolgente, che noi ascolteremmo sui giornali, alla televisione, dei tecnici, degli scienziati assolutamente rispettabili che dicono il contrario l'uni degli altri. Le centrali atomiche non vanno assolutamente messe. Gli altri, ma no, ma è un pregiudizio, le centrali atomiche sono una grande fortuna, sì, c'è qualche rischio, ma c'è sempre qualche... Non ve la cavate, non ce la caviamo. Avere relazione con i discorsi politici che decidono quale dei due stabiliamo che è meglio, è in questo senso vero per la comunità. È soltanto quando noi riusciamo a calcolare i prevedibili effetti.
E questo è un principio democratico fondamentale. Tu hai promesso queste cose, vediamo se le mantieni. Se non le mantieni non ti voterò mai più. Non siamo mica riusciti, Abbiamo continuato per 20 anni a votare la stessa persona, di cui nemmeno una promessa si è realizzata. Ma al di là del realizzarsi le promesse, quali sono gli effetti pratici? Cioè sono le conseguenze pratiche quelle che noi dobbiamo valutare. Si sta meglio in quanto abbiamo deciso così o si sta meglio in quanto abbiamo deciso cos'ha? E quindi dobbiamo avere pazienza, avere tempo a disposizione, certo, prendere le strade sempre con beneficio di inventario, pronti a fare un passo indietro. Vorrei aggiungere che non abbiamo in fondo mai fatto altro nella storia dell'umanità, se no non saremmo qui a raccontarcelo. Alla fine abbiamo scelto quella strada le cui conseguenze erano le più accettabili. La differenza è che delle volte ci abbiamo messo 1000 anni. Forse sarebbe meglio affrettare un pochino le cose, cioè guardare ogni decisione non perché è vera in sé, perché corrisponde alle cose, ma le cose sono il che del mondo. E su queste i nostri discorsi avranno sempre una presa relativa. Dovremo mettercela in qualche modo. Come mettersela è il problema politico fondamentale. Ovviamente si aprono qui molti interrogativi. Una democrazia che mi chiede semplicemente di fare una crocetta è adatta a questo? No, non è assolutamente adatta. Non possiamo, ma gli stessi teorici della democrazia lo sanno benone. Questa è una democrazia che si è completamente appiattita sulla retorica di Protagora, di Gorgia, cioè l'essenziale è che ti convinco. Quello che sta succedendo, questo spettacolo inverecondo che succede in America, no? Di due candidati vergognosi che passano il tempo a insultarsi, e il cui unico fine è di ottenere in tutti i modi, anche i più truffaldini, no? Ottenere in tutti i modi il consenso, ma noi non abbiamo bisogno del consenso, abbiamo bisogno della testa, della valutazione delle conseguenze, della immaginazione sulle conseguenze, aiutandoci fra di noi a dire, ma se prendiamo questa strada, quali pensi tu che saranno le conseguenze? Questa è informazione democratica, formazione democratica. Certo, se l'informazione è guidata dal capitale privato, non abbiamo molte speranze. E allora tutto torna alla questione fondamentale, non c'è democrazia se non c'è al primo posto l'educazione, la formazione delle persone che dovranno decidere insieme. Noi dedichiamo molto poco, diciamo così, alla formazione, no? Il prodotto interno lordo non se ne fa gran carico, le conseguenze sono la politica degenerata nella quale viviamo. E allora il problema è che farsi carico delle relazioni, come dice il vostro bellissimo percorso di quest'anno, farsi carico delle relazioni vuol dire farsi carico della ragione che è in noi, della capacità di costruire discorsi previdenti. In fondo, applicando alla democrazia anche un buon insegnamento che ci viene dalle scienze, tu dici che stanno le cose così, proviamo. Provando e riprovando si vede che cosa è meglio nei nostri discorsi prendere per vero e ritenere vero, molto difficile. Beh, vi ringrazio, mi avete ascoltato fin qui. È inutile che per la centesima volta ringrazio invece io, l'amico e collega, per le bellissime cose che ci ha detto, mi sono lasciato con abbondanza inusuale. Per quanto riguarda la mia parte d'antichista, sono totalmente d'accordo con te, anzi mi ha mandato un po' in crisi, perché l'ultimo lavoro fatto da una mia collaboratrice, che deve pubblicare assolutamente, dice esattamente le stesse cose, per cui da una parte dicevo, ma è inutile dirlo perché tanto ci ha detto, però lei dedicherebbe 200 pagine a dimostrarlo analiticamente, ma siamo totalmente d'accordo. Diciamo che è più serio. Bene. No, che scherzi, giusto che ne hai fatto va benissimo. Bene, c'è spazio, come al solito, per domande, osservazioni, richieste e tutto quello che ritenete opportuno. Se puoi venire qui, perché
qui c'è il filo, disgraziatamente, quindi questa volta siamo proprio bloccati, non posso neanche fare la valletta in giro. No, volevo chiedere una cosa. La parola dunque si pone come uno strumento, il primo strumento, quello di cui abbiamo a disposizione per plasmare la realtà. Ma se la parola plasma la realtà, non modifica la nostra relazione con il che, con il mondo, e quindi ci inquadra in una realtà chiusa e non ci permette di vedere al di fuori di questa. Sì, è una risposta difficile quella che dovremmo evocare, ma cerco di essere semplicissimo. Intanto io correggerei la formulazione iniziale, è importante. Non è che noi ci serviamo della parola, perché noi siamo la parola, o meglio, è la parola che ha fatto noi. Bisogna entrare in questo capovolgimento del senso comune, quindi è difficile. Non sono io che parlo, è la parola che parla dentro di me. Se innanzitutto non vediamo questo, non abbiamo superato una soglia importante, no? Continuiamo a pensare che la parola sia uno strumento, è ben altro da uno strumento, no? Io non dispongo della parola, è la parola che ha a me come a disposizione, come colui che la incarna, no? Ogni bambino che nasce in Italia innanzitutto è assimilato all'italiano che parlano i suoi genitori, che erano assimilati all'italiano che parlavano i loro genitori, e quindi è quando emerge questo schermo della parola, bisogna guardarlo appunto come un evento che esplode là fuori, che mi torna indietro, che mi parla dentro. Non è che Pierino a un certo punto dice, ma adesso io glielo dico, volete tirarmi su da sto lettino o che cosa fate pigroni che non siete, io sono sveglio. Non accade nulla del genere, naturalmente, no? Accade un disagio, ma quello che accade lo diciamo noi con le parole, no? Non saremo mai nella vita di questo bambino, lo siamo stati quando non lo potevamo dire. Un po' alla volta, come dire, lui riceve, entra nel discorso perché gli parlano. Lei sa bene che se nessuno ti parla non parlerai mai, eh? Il bambino deve essere parlato, non perché arrivi a parlare, no? È una tragedia se nessuno gli parla. E tanto meglio parlerà, quanto più le mamme, che la sanno lunga, parlano ben prima che lui possa capire alcunché. Uno dice, ma perché gli parla dalla mattina alla sera, no? Ce l'hanno in braccio, adesso stai bene così, adesso ti faccio... E uno dice, ma non capisce niente, ma sei scema. No, lei ha capito tutto invece, no? Istintivamente ha capito tutto, se non gli parla questo non parlerà mai. Ma quando sei parlato, ti arriva addosso tutta una congerie, diciamo così, di relazioni foniche, gestuali, fisionomiche, perché non è solo che parli, no? Gli fai i sorrisini, lo tiri su, lo tiri giù. Questo è il linguaggio, il linguaggio non è solo quello che si studia da parte dei linguisti, è questo comportamento del corpo. Allora questo un po' alla volta gli diventa lo schema di traduzione delle sue emozioni. Appunto il bambino che dice, ah ma allora avevo mal di denti, ecco cos'è che avevo. È uno specchio, no? Il linguaggio è uno specchio che rispecchiandomi mi fa diventare quello che sono. Ecco perché è così importante l'educazione, la formazione. Un giovane che dispone di poche parole è un poveraccio, è messo male. Magari ci sono delle emozioni in lui, molto in qualche modo se la caverà, sì, speriamo. Però il non poter, come dire, verbalizzare l'ira, l'amore, i sentimenti, le emozioni appunto, questo lo depriva tantissimo. Più può rispecchiarsi nella parola, vedersi, comprendersi, tradursi e quindi conoscersi attraverso la parola, più diventa umano, diciamo così, diventa una umanità ricca. Allora, quando lei dice, ma quindi noi siamo nella prigione del linguaggio, mi esprimo così perché era un'espressione di Wittgenstein, no? Siamo nella gabbia del linguaggio, diceva Wittgenstein. E allora quel che è il mondo, in fondo non lo conosceremo mai. Qui due cose vanno osservate e poi le affido la sua riflessione. Guardi che il mondo come che
linguaggio, è di nuovo linguaggio, è qualche cosa che viene detto per differenza dal suo essere detto e non dal che cosa dice. E allora è una nostra brillante fantasia pensare che c'è il mondo ma non ci sono gli esseri umani, perché il mondo è quello che è irresistibile, no, pensare così. Come si fa a non pensare così? E quello che io sto dicendo, o che la filosofia abitualmente dice, non è che le cose non stiano in un certo senso così. È ovvio che c'è stato il mondo prima che gli uomini sorgessero sulla terra, è ovvio che c'è il mondo anche quando io sarò morto, è ovvio che c'è il mondo là anche se nessuno dice mondo. È sulla base del che? Ma vede, tutte le domande che lei può farsi relativamente a questo che stanno invece dentro l'altra parte, il discorso. Cioè, ma davvero il mondo, l'essere umano lo può conoscere? Il mondo è una questione dell'essere umano. Non è una questione che sta fuori dell'essere umano, che c'è uno sguardo di fuori che dice, vedi, di qua c'è il mondo e di qua ci sono gli esseri umani che dicono il mondo. La metta così, allora forse comincia a vedere che no, c'è qualcosa che non va. Perché non c'è nessun uomo fuori, no, che dice, il mondo, bah, chissà come sarà, ma è il mondo, ragazzi. Poi ci sono io o lui che dice il mondo. Non c'è questo terzium, non dato, a meno che non ci metta Dio. Ma se ci mette il grande sguardo di Dio, le sorgono tanti altri problemi dei quali io faccio volentieri a meno. Cioè, perché l'ha fatto, perché non l'ha fatto, perché c'è il male, perché non c'è il male, ma ce ne sarà un altro, se solo questo. Tutti nel discorso. Non c'è dubbio che molti trovano conforto, e Gorgia direbbe, ma lasciateli in pace, così trovano conforto. Ma anche Spinoza lo diceva, Spinoza che non credeva assolutamente in un Dio che aveva fatto il mondo, la sua padrona di casa, che era una signora anziana, ma molto pia, a quel tempo c'erano tante confessioni religiose cristiane che si facevano guerra, un periodo terribile delle guerre di religione. Allora questa qua gli dice, ma tu che sei uno scienziato, un filosofo, so che ti stimano moltissimo, io seguo i battisti, però sento dire molto male dei battisti, ci sono altre religioni, ma non lo so, cosa devo fare? Devo cambiare la mia religione, diventare calvinista? Risposta di Spinoza ammirevole, senta signora, lei si trova bene con la sua religione? Oh sì sì, stia lì, si vuole. Altre questioni? Tu si prego. Scusa, ma poi vedremo di organizzarsi meglio e se riesco a fare un po' meglio. Una piccola osservazione. Intanto, un suggerimento, diciamo, per chi educa, per chi ha dei figli, per chi, no? Per sottolineare come hai fatto l'importanza del racconto, no? Della costruzione di un romanzo familiare dove le esperienze che il bambino ha fatto vengono rivisitate, rimesse in circolazione e raccontate al di là della verità che può essere quella percepita dal bambino, ma riassumerla in un diverso discorso che le riscatti anche, no? Quindi costruire un romanzo familiare attraverso il racconto diventa molto importante, parlare molto, raccontare molto. L'altra cosa che invece mi ponevo è il problema della responsabilità dei discorsi che si fanno, no? Nel senso che la responsabilità rispetto a quanto raccontiamo. Per esempio ci sono i catastrofisti che raccontano sempre, ci sono i depressi che tirano sempre indietro, che mettono sempre in evidenza ciò che non funziona, ciò che non è, che manca ancora da fare, eccetera, eccetera, no? E quindi, sapendo che poi i nostri discorsi vanno a confluire in un senso comune, direi che è importante anche avere un atteggiamento costruttivo nei confronti dei discorsi che facciamo per il bene comune. Quindi la responsabilità è la, no? È una scelta di non essere parte di discorsi nihilisti o diciamo distruttivi, no?
ma a vedere anche ciò che la vita afferma di positivo. Certo, certo. Sì, sì, dice un grande psichiatra che ha studiato le origini del linguaggio infantile. Nel momento in cui il bambino si impadronisce del linguaggio, per la prima volta può vedersi soggetto in una storia. Quindi può vedersi, può raccontare, no? Può dire, ieri andrò al cinema, perché naturalmente confonde ieri con domani. Ieri andrò al cinema. Allora, si vede, no? C'è stata una vicenda prima, ora, poi domani. E da qui nasce tutto, ognuno di noi si racconta in una storia, no? Non facciamo altro che cosa hai fatto oggi? Poi non è vero, hai fatto mille altre cose, ma quelle le ho eliminate, ho tirato il succo. E ovviamente avere cura dei discorsi, beh, è inevitabile che ci siano tanti discorsi, ma la responsabilità certamente dovrebbe essere quella, come dire, di aiutare una visione costruttiva, costruttiva. E quindi non tutte le storie sono efficaci, lo si vede nelle conseguenze, questo è il grande problema dell'educatore. Anche Freud diceva che ci sono tre cose impossibili, no? Una è educare, appunto la scuola, un'altra è la politica e la terza è la psicanalisi, naturalmente. Perché? Perché sono cose che tu devi fare mentre la nave va. Non la puoi fermare in un porto, dove si fermati, cioè il paziente non gli dice lei non viva più, si metta qui a casa mia e io l'aggiusto. No, deve continuare a vivere, no? Deve continuare a operare mentre le cose non vanno bene, si imbarca acqua, bisogna aggiustare la nave mentre va, e al limite è quasi impossibile, no? Però certamente bisogna provarci, cioè bisogna stare attenti a quali discorsi, questo è un grande problema per l'educatore. Per esempio Platone riteneva che prima dei 30 anni non fosse il caso di insegnare la filosofia, e forse aveva perfettamente ragione, se uno ci pensa come noi conciamo i nostri ragazzini all'università, che diventano delle chiacchierette, no? Perché hanno studiato 4 libri, pensano di aver capito tutto. È pericoloso, è molto pericoloso. Rousseau, anche lui, che se ne intendeva, diceva, beh, adagio, prima di mettergli nella testa. Invece noi abbiamo una gran fretta di ficcargli nella testa una serie di chiacchiere, convincendolo che sono importantissime, no? Senza chiederci che cosa è importante per lui e come la sua crescita sarebbe favorita da certe esperienze. Naturalmente il nostro tempo diventa sempre più freneticamente invaso, questo è il sottotitolo, no, del vostro ciclo. Noi non abbiamo più tempo per niente, è incredibile. Più aumentano le possibilità della velocità, questo è un famoso convegno a Milano che si intitolava La velocità, che dimostrava, statistiche alla mano, che più noi disponiamo di mezzi rapidi per spostarci, io posso andare a New York in 6 ore, meno tempo rimane per noi. E uno dice, è un paradosso, io adesso prendo la macchina, arrivo a Milano, un giro di un'oretta, no? Ma supponiamo che io non avessi la macchina, non esistessero macchine, non ci fosse l'autostrada, cosa farei? Dormirei qui? Avrei a disposizione tanto tempo. No? Semplice dimostrazione che la velocità non ci fa guadagnare tempo, ce lo fa perdere. E ci invade da tutte le parti nelle cose da fare, che si devono fare. Lo so, bisogna provvedere a questo in qualche modo, quale? Facendo altre strade. Forse, ma è un problema quasi irrisolubile, la complessità, no? Il tema grandioso della complessità, come si vive nella complessità. Prima Migliore mi diceva, ci vuole una certa saggezza, solo che la saggezza la si impara quando non sei più in grado di usarla. Sì, sì, prego. Una cosa molto veloce. Io credo, lei ha parlato della relazione e della relazione con l'umano. Io credo che la più importante relazione è la relazione con la natura e con gli esseri in genere, perché quando si percepisce il diverso da noi, e nella natura c'è tanto di diverso, si ha una percezione di un mondo più ampio, più aperto. Sì, 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 sì. Era un dico qualcosa... subito che sono d'accordo, cioè la relazione al che, e quindi prendersi cura del mondo, e la relazione
al che cosa, cioè a prendersi cura dei discorsi che facciamo, sono sullo stesso piano, non è che una può fare a meno dell'altra, naturalmente, no? Non avremo nessun discorso se sterminiamo la natura. Perché noi siamo la natura, no? E quindi ogni specie, sapete che ogni giorno scompaiono specie vegetali e animali, ogni giorno, per la desertificazione che noi abbiamo via via instaurato su questo pianeta, o insomma i vari guai che nascono dalla civilizzazione. Ogni volta che muore un animale, muore una parte di me. È questo che dobbiamo capire profondamente, no? Perché io sono fatto dalla storia intrecciata di tutte le vite animali, no? Quindi la natura ha deciso per conto suo come andranno le cose, ma che io intervenga e che diminuisca, diciamo così, gli abitanti di questo pianeta è pericoloso per me ed è ingiusto per la vita stessa. Quindi sono totalmente d'accordo. Raccogliamo le ultime domande. Vieni, vieni. È un discorso. Oh, scusa, beh. È il più potente dei discorsi, il più potente. Intanto senza silenzio non c'è la scansione del discorso. Ma poi appunto, in quanto il discorso non è il silenzio primordiale, il silenzio primordiale è tra l'altro è rumorosissimo perché la natura è rumorosissima, ma è un silenzio senza parole, è il silenzio della parola quello che interessa, in quanto costituisce la possibilità di una grammatica e di una sintassi, perché in qualche modo io devo prendere fiato, no? E quindi devo ritmare la parola, cantare la parola, ma poi proprio perché il silenzio penetra la parola, diventa uno strumento di espressione terribile. Quando si vedono due anziani coniugi al ristorante che mangiano tutto il tempo e non si sono detti una parola, è un silenzio molto eloquente. O quando stanno, adesso ancora peggio, perché stanno, ognuno è dei due, silenzio terrificante. Bravissima osservazione, ma che mi sembra molto pertinente a come in questo momento, e due domande brevi. Perché mi sembra importante, perché in questi ultimi 2 o 3 mesi, come ho vissuto un'esperienza assolutamente nuova e sconvolgente, che è stato l'arrivo improvviso di centinaia di profughi in fuga dalle zone più disperate dell'Africa. E l'aspetto più importante di questa esperienza, al di là del dargli da mangiare, da dormire, di poterli far lavare giusto qua vicino, cose di questo genere, alla fine è stato proprio in qualche modo creare una relazione e capire che era la cosa di cui loro avevano più bisogno e la cosa più bella che si è riuscita a fare. Cioè tutte queste cose sono state fatte creando in qualche modo con grande difficoltà una relazione, riconoscendo queste persone. Allora lo volevo segnalare perché è un'esperienza che è avvenuta proprio qui a distanza di 100 metri da qui, e questa scuola venivano a fare la doccia e a 100 metri andavano a mangiare la sera. E in questo momento il problema fondamentale è dire, va bene, adesso lì in qualche modo non si bagnano quando piove, ma come facciamo a mantenere una relazione con loro? E quindi la consapevolezza di questa cosa mi sembra molto importante. Le faccio rapidamente le 2 domande. Non abbiamo messo in scena Aristotele, ma ci voleva, perché a questo punto mancava, il quale, vado un po' a memoria, diceva che essere razionali è essere capaci di prevedere. Poi lui lo usava anche per dire solo gli uomini sono capaci di prevedere, chi è capace di prevedere deve comandare, quindi le donne e i barbari ubbidiscono, ma lasciamo stare questa cosa. La situazione attuale ci rende la realtà però difficilmente prevedibile, e quindi la nostra razionalità rispetto a un tempo comunque più stabile come era quello di Aristotele ci pone dei problemi, lei l'ha accennato, e dobbiamo riuscire ad avere una razionalità diversa. In questa razionalità diversa mi sembrava, quindi, come essere razionali in questo modo più difficile, quando le nostre previsioni tendono a essere fondamentalmente sbagliate. E l'altro aspetto è come invece riprendere, e lei già accennava, ma mi piacerebbe che potesse parlarne ancora per qualche minuto, inserire nella nostra razionalità anche una dimensione fortemente emotiva del nostro rapporto col mondo e con gli altri, che in qualche modo la storia della scienza e della filosofia ha spesso messo un po' da parte, costruendo una razionalità molto, molto calcolatoria in qualche maniera. Grazie. Si vede, calcolare le conseguenze pratiche, appunto, negli esempi che faceva lei, è importantissimo.
senza, come dire, farsi illusioni, guardando con serena oggettività quanto più è possibile. L'arrivo qui di tanta gente di altre lingue, di altri paesi, sicuramente creerà dei problemi non gradevoli, ma è ovvio, no? Perché l'organizzazione non era fatta per accoglierli. Ma se voi pensate che non avrà degli effetti anche positivi, vi sbagliate di grosso, no? Perché sempre il nuovo produce l'impensabile, l'incredibile, no? E quindi un arricchimento di ognuno di noi, dei nostri figli, di questa cultura, di questo paese. Perché non c'è niente di più ricco dell'altro, non c'è niente di più ricco dell'altro proprio perché è diverso da te, no? Proprio per questo. Naturalmente noi siamo folli, perché sì, è vero che per fortuna ci sono delle provvidenze benefiche, cioè bisogna nutrirli, è la stessa cosa che succederebbe a noi se ci fossimo trovati nelle stesse, ma non li facciamo lavorare, perché la burocrazia ce lo impedisce. Perché siamo con la testa piena di balle formali, questa gente non vede l'ora di lavorare. Oibò, anche i nostri figli, quindi la cosa si complica parecchio, no? Perché noi viviamo in questa menzogna universale che dice non c'è lavoro. Beh, questo è il discorso più falso del mondo, ma voi pensate che non ci sia niente da fare? Ci sono infinità di cose da fare. Diciamo che non sappiamo organizzarci per farle fare, perché non vogliamo organizzarci, perché questo non farebbe comodo a certi interessi precostituiti. Ma siamo pieni di gente che non ha altro desiderio che fare, e invece no, loro stanno a pulire i vetri. Questa è una follia. Ma il denaro è la conseguenza del lavoro, non la conseguenza del capitale finanziario. Non ci siamo capiti, forse. Il lavoro è sì, d'accordo che il lavoro produce ricchezza. Il denaro non produce niente, neanche una goccia d'acqua. Esatto. E allora non dobbiamo pensare. Allora vedi che siamo d'accordo. No, io sto proprio dicendo quello. Creiamoci un denaro qui, no? Un denaro da spendere qui, e non il denaro della. No? Creiamo un denaro che muore, che si realizza solo nel lavoro e che non è cumulabile. Su questo ci sono delle idee che si stanno muovendo, no? Diciamo le stesse cose. Certo, dobbiamo inventare. Bene, direi che la serata è stata sicuramente positiva, quindi grazie ancora. E la settimana prossima, ricordo il giovane Malagussa che abbiamo sentito l'anno scorso, ricordo che ci era piaciuto molto, che fa un discorso. Non so dirvi quale, ma il taglio del discorso come rappresentato è sicuramente...